Bene, io direi che possiamo cominciare col nostro webinar. Sono qui solo per 2 minuti con voi per introdurre Caterina. E niente, siamo qui per il primo dei 3 appuntamenti della collezione autunno-inverno di webinar a cura di Caterina Ramonda, che non sto a presentarvi perché poi è troppo famosa e non so mai come presentarvela. Questo mi farà, sarò punito più tardi probabilmente, però. A parte tutto, benvenuti a questo webinar e ecco, se avete già partecipato ai nostri webinar sapete come funziona, cioè voi potete seguire la diretta oggi, fare tutte le domande che volete utilizzando la funzionalità delle domande di GoToWebinar e eventualmente se non riuscite a rimanere per tutto il tempo, comunque se vi siete iscritti, appunto, ma non potete rimanere, nella giornata di domani riceverete una mail contenente tutte le istruzioni per rivedere il video e poi con le slide di Caterina, insomma, che utilizzerà oggi, con la bellissima lista di protagoniste non convenzionali che ha preparato oggi per noi. E niente, questo è tutto quello che ho da dirvi sul webinar. Questa serie di webinar fa parte di diciamo, un progetto che abbiamo avviato con Caterina ormai almeno un annetto fa. Abbiamo iniziato a fare dei webinar di approfondimento del catalogo di Mlol Scuola, che è il nostro progetto appunto per le biblioteche scolastiche digitali. Ora, Media Library Online la conoscete già tutti, e anche Mlol Scuola probabilmente. La prima è il nostro progetto originale, ovvero il sistema con cui abbiamo portato nel corso degli anni nelle biblioteche italiane la possibilità del prestito digitale, cioè le biblioteche, grazie a Media Library, attivando il servizio, possono decidere di offrire ai propri utenti ebook dei maggiori, medi e piccoli editori italiani, giornali da tutto il mondo, audiolibri, musica, film e tantissime risorse ad accesso libero. Mlo Scuola è una costola del progetto Media Library che nasce nel 2016. Non ho qui la mia collega Paola che se ne occupa per correggermi nel caso, ma dovrebbe essere 2016. Ed è il progetto con cui fondamentalmente stiamo provando a portare. Nelle scuole, nelle biblioteche delle scuole italiane, sono già diverse centinaia quelle che aderiscono al nostro servizio. La stessa cosa, una biblioteca digitale. Voi conoscete tutti i problemi delle biblioteche scolastiche e quindi, cioè, di conseguenza delle biblioteche scolastiche digitali che di fatto in Italia sono, come dire, quasi inesistenti. Ecco, è anche veramente difficile stabilire quante siano le biblioteche scolastiche presenti sul territorio in Italia e che cosa ci facciano veramente gli istituti scolastici poi con le biblioteche. Il digitale, secondo me, è un pezzettino di quello che si può fare per far crescere quello che alla fine è il primo gradino verso la lettura che si offre ai bambini e ai ragazzi. Ecco. Oggi appunto approfondiamo il catalogo degli ebook Mlol Scuola, in realtà non solo ebook se non sbaglio, perché nelle proposte di Caterina, ma non voglio spoilerarvele, dovrebbero esserci anche degli audiolibri. Anche qualche audiolibro di riferimento, vedremo principalmente degli ebook, però siccome il catalogo offre per alcuni libri di quelli che vi volevo segnalare degli audiolibri in lingua in realtà, perché vedremo qualcosa in inglese, qualcosa in tedesco, li ho comunque segnalati come insomma, presenza e per ricordarci l'opportunità del catalogo. Bene, e niente, solo per ricordarvelo, oggi facciamo appunto questo approfondimento. Dopodiché, per tutte le informazioni, come vi ricorderò alla fine, potete scriverci a scuola@medialibrary.it per avere un dettaglio su un servizio che alla fine, oltre agli ebook, che sono circa 60.000 in questo momento per tutte le scuole che decidono di aderire al servizio, diciamo, il servizio rende anche disponibili circa 7.000 quotidiani e periodici da tutto il mondo, audiolibri, musica, film. Quindi, diciamo, è un servizio da studiare molto e il sistema che abbiamo adottato per presentarvelo prevede la presenza di Caterina Ramonda che vi racconta delle cose ben specifiche sul catalogo, che sono, diciamo, il primo passo verso la scoperta di un mondo molto più ampio, ecco. Io dopo questo sproloquio vi lascio in compagnia di Caterina per la prossima ora, ma interverrò ogni tanto, promesso, e ci vediamo alla fine. Intanto ringrazio ancora Caterina per essere qui e voi per essere lì. Bene, allora torniamo
prendo la parola. Grazie a tutti, spero che non sarà un'ora troppo noiosa né troppo confusa, nel senso che ci sono molti bei personaggi tra le storie e gli ebook che presenteremo oggi e quindi sarà difficile dedicare a tutte lo stesso tempo e spero appunto di non farvi troppo calderone. Chi ha già seguito alcuni dei webinar che io ho curato per Media Library sa che ci sono stati degli argomenti diversi, alcuni avevano un argomento specifico come può essere il webinar di oggi, altri invece, ed è una formula che sempre funziona e che quindi forse meriterà anche riproporre, si occupavano ad esempio di novità o di buoni libri per una determinata fascia di età, seguendo anche un po' quelle che possono essere le necessità diverse che possiamo avere in biblioteca oppure a scuola. Quindi io dico sempre che non, insomma, le liste tematiche, le bibliografie tematiche dovrebbero servire non per essere proposte ai ragazzi, ma piuttosto per noi che ci occupiamo di educazione o promozione della lettura, a seconda di come volete chiamarla, per farci un'idea appunto di cosa c'è su un tema e poi poter diluire questo tema nelle proposte che facciamo ai ragazzi, anche senza appunto presentare delle proposte settarie o di argomento in genere. Per cui, da un lato, quando facciamo dei webinar in cui scegliamo delle buone letture, delle novità per la fascia di età, spaziamo tra generi diversi, proposte di tipo diverso. Il webinar di oggi invece è un webinar tematico e quando ci siamo interrogati su quali potessero essere le proposte dell'autunno-inverno della stagione di Media Library, questo è uno dei temi che io ho proposto perché trovo che in un periodo, perché sapete che comunque l'editoria per ragazzi viaggia per tematiche anche nella pubblicazione, un po' per mode, quindi in questo tempo in cui, soprattutto negli ultimi 2 anni, molte sono le storie che vengono pubblicate di ragazze ribelli in tutte le diverse forme, con testi più o meno di qualità, mi piaceva andare invece a pescare tra testi nuovi e non solo, perché ci vedremo anche dei testi che stanno sugli scaffali delle biblioteche da tanto tempo, dove ci sono delle figure femminili forti, e che sono storie che sono state pubblicate, diciamo così, in tempi non sospetti, no? Quando li si pubblicava perché erano delle buone storie e non perché c'era una protagonista femminile. Per cui oggi non volevo mettere la parola ribelle troppo avanti perché ci richiama al titolo di una di quelle terribili uscite che fanno tanto classifica, ma che spesso vorremmo invece evitare nelle proposte ai nostri lettori, e quindi ho scelto un aggettivo che mi piace molto, che è irriverente. Alcuni di questi personaggi lo sono di più, altri meno. Io vi ho messo, e sarà il personaggio con cui chiuderemo anche questa carrellata con un rimando al catalogo di Media Library, Olivia, la protagonista degli albi di Ian Falconer, in questa immagine che secondo me è emblematica della tipologia di personaggi che andiamo a incontrare oggi in questa carrellata, cioè dei personaggi che non sono in tutto conformi alle mode, agli stereotipi, a quello che funziona in quel momento o a come gli altri le vorrebbero. Quindi dei personaggi che, come ho scritto, per qualcuno potrebbero essere irritanti, ma dei personaggi che penso tra le proposte di lettura che offriamo ai ragazzi sono certamente irrinunciabili. Sono delle proposte di lettura principalmente dai 10 anni in su. E quindi adesso vediamo con una piccola parentesi che è un po' quello che dico sempre quando facciamo i webinar, quindi qualcuno l'avrà già sentito, dove ovviamente noi ci muoviamo all'interno di un campo che purtroppo è ancora un campo di scelta limitato, perché ovviamente
peschiamo nei cataloghi di tutti quegli editori che accanto all'offerta cartacea hanno anche un'offerta digitale, il che ci porta ovviamente ad escludere tutti quelli che sono invece dei buoni libri e dei gran personaggi che sarebbero finiti di diritto in questa bibliografia, in questo elenco, ma che non ci stanno perché ovviamente i loro editori non danno la possibilità al lettore di leggere anche queste storie in formato digitale, ma solo in formato cartaceo. Per cui, ad esempio, mancheranno delle protagoniste. Mancherà la protagonista, ad esempio, della Tana dell'Albero di Cary Fagan, che è uscito da pochissimo per Bianco e Nero e che è un po' per me l'ultima arrivata tra le ragazzine irriverenti. Ma mancherà anche la protagonista adulta di un romanzo che si chiama La guerra di Ada, che secondo me è uno dei migliori romanzi che sono usciti quest'anno. Per i lettori intorno ai 12 anni, che è stato edito dal Battello a Vapore nella collana I Vortici e di cui però non c'è il pandan in digitale. Questo perché appunto alcuni editori pubblicano solamente in cartaceo, altri editori invece all'interno della loro linea editoriale hanno alcuni testi che hanno anche la versione ebook, altri invece che non ce l'hanno. Per cui a volte, sapete, nei cataloghi di questi editori si va un po' a pescare quello che c'è e quello che non c'è. Nella lista che andremo a scorrere insieme oggi, come sempre ve la racconterò in maniera generica e poi avrete la possibilità di approfondire, ci troverete un po' dei libri che valgono sempre, ecco, proprio perché non stiamo facendo i migliori libri usciti negli ultimi 3-4 mesi, ma stiamo parlando di, stiamo avendo, tenendo uno sguardo più ampio, potremo vedere anche dei libri che conosciamo tutti e che sono davvero irrinunciabili. E poi c'è un apparente fuorilista di cui vi parlerò sul finire. Adesso andremo, come sempre, a scorrere insieme la lista. È una lista che trovate su Mlon Scuola, è una lista che in questo momento, a meno che non mi vengano stanotte in mente delle protagoniste che ho lasciato indietro, è di una cinquantina, mi pare 56 o 55-56 riferimenti. Dove ci sono delle diverse forme di ribellione. I percorsi che ruotano intorno alla ribellione sono sempre molto interessanti perché comunque permettono di affrontare a tutto tondo che cosa significa essere ribelli e quindi inserire, andare a toccare delle storie dove in realtà la ribellione si gioca nei confronti di cose diverse, in periodi storici differenti e anche con dei livelli differenti, per cui a volte c'è un modo, no, di essere ribelli in cui il personaggio è veramente quella ragazza irriverente di cui dicevamo prima, a volte c'è invece una contingenza, appunto un momento particolare della propria storia, della storia della propria famiglia oppure dell'epoca, l'epoca in cui si vive, che richiede di prendere parte, di in qualche modo rimanere in piedi, rispetto a tutto quello che fanno gli altri o che gli altri si aspettano da noi. E poi ci sono anche ovviamente dei personaggi che sono diventati ribelli loro malgrado. Vi dico subito che in realtà troveremo, penso, tutti. Non me ne vengono in mente altri, ma mi viene da dire tutti, se non il 99%, di storie che sono, no, tranne una, effettivamente un richiamo preciso a dei personaggi realmente esistiti, a delle persone realmente esistite c'è, comunque in forma romanzata e di ispirazione, però sono quasi tutte delle protagoniste inventate, per cui non ci sono biografie. E non ci sono riferimenti a quelle collane che comunque trovate, oppure quelle raccolte di racconti, di ritratti.
di personaggi femminili. E poi gli ho messo un alert che dice trova l'intruso, perché in realtà io ho costruito una lista dove c'è un intruso, di cui rispetto al tema, ma non esattamente, però lo trovavo imprescindibile, quindi ho inserito anche questo riferimento e lo vedremo dopo. Come sempre, la lista che andiamo a scorrere, e che è quella che vedete anche in questo momento sullo schermo, è organizzata in ordine alfabetico di titolo. Per cui adesso, magari mentre io ve lo racconto, salteremo di qua e di là tra le diverse proposte, un po' per legarle, magari per autore o per affinità diverse di luogo, di tipologia di personaggi, di tipologia di libro. Cominciamo con Al di là del mare di Lauren Wolk, di cui compare anche in lista il precedente romanzo, sempre edito da Salani, che è l'anno in cui imparai a raccontare storie, che abbiamo già inserito in dei webinar precedenti. La capacità descrittiva di Lauren Wolk, lo conoscete, è una capacità di far cadere il lettore all'interno di una storia e di catturarlo, in qualche modo di ancorarlo a quella storia. La scelta grafica che è stata fatta dall'editore di tenere questa scrittura di diario, di lettere, insomma, personale sulla copertina del libro, dà in qualche modo una forma di intimità anche al rapporto che c'è tra il lettore e la storia che è contenuta, e in modo particolare le due protagoniste femminili di questa storia. Al di là del mare, come vi dicevo, è il secondo romanzo che i lettori italiani conoscono di Lauren Wolk, e se il primo è stato un libro decisamente apprezzato sia dai lettori sia da chi normalmente lavora con i lettori e quindi lo propone, devo dire che Al di là del mare forse non solo conferma, ma fa sì che si apprezzi ancora di più quest'autrice. Se per chi non lo conoscesse, non l'avesse ancora letto, Al di là del mare racconta la storia di questa ragazzina che è cresciuta su un'isoletta circondata dal mare e dal cielo in un arcipelago, con un uomo che l'ha raccolta quando lei era piccolissima, perché a pochi giorni di vita è stata ritrovata su una vecchia barca. E improvvisamente questa ragazzina sente la necessità di scoprire le sue origini, di capire chi lei sia realmente, e quindi la vicenda si lega a una vicenda reale. Una delle isole dell'arcipelago, la più lontana, era stata un lebbrosario per molti anni, e lei è evidentemente una bambina nata in quel luogo e spinta fuori da quell'isola perché potesse vivere una vita normale e potesse avere una vita sociale. I due libri sono libri pieni di poesia. Ritorniamo, anche se ci fosse qualcuno che non ha seguito i webinar precedenti, sull'anno in cui imparai a raccontare storie, perché questo è veramente uno di quei libri in cui la ribellione, se in Al di là del mare, è un po' il ribellarsi a quello che tutti ti hanno sempre raccontato, no? Voler comunque conoscere quella che secondo te è la realtà, no? Che poi magari può anche coincidere con quello che ti hanno raccontato, ma che comunque hai bisogno di sapere, di andare a scovare da sola per non pensare che sia solo la versione di qualcuno. Invece, nell'anno in cui imparai a raccontare storie, c'è veramente un momento storico, un momento nella vita di Annabelle, la protagonista, in cui c'è la necessità di prendere parte. Come si diceva prima, è l'autunno del 1943, e anche una prospettiva molto diversa, perché la Seconda Guerra Mondiale è vista da una ragazzina che vive negli Stati Uniti d'America e nella cui cittadina la guerra non è altro che il rimbombo di quello che arriva dall'Europa e la morte dei soldati, dei ragazzi americani impegnati in guerra, di cui arriva la notizia. L'anno in cui compivo 10 anni imparai a mentire, e non mi riferisco alle piccole frottole che raccontano i bambini, intendo proprio vere bugie, alimentate da vere paure.
cose che dissi e feci che mi strapparono alla vita che avevo conosciuto fino a quel momento, scaraventandomi in una nuova esistenza. Era l'autunno del 1943, quando la mia vita, fino a quel momento stabile, prese a girare come una trottola, non soltanto perché la guerra aveva trascinato il mondo intero in una violenta rissa, ma anche per via della ragazza dal cuore malvagio che arrivò sulle nostre colline cambiando tutto. E lei capisce, che a 12 anni, ma comunque quello che lei dice, quello che fa è importante, è così importante a volte che non ero sicura di volere un simile fardello sulle mie spalle. Ma me lo accollai ugualmente e lo portai come meglio potevo. Questa ragazzina si troverà a dover prendere parte per una persona che è un po' lo straniero, no? Un intruso nella cittadina, quello strano che nessuno sa da dove arrivi, e l'ho messa all'interno di questo percorso perché è anche l'esempio di come a volte l'essere ribelli e il diventare ribelli non è una condizione che viene cercata o non è un'attitudine con cui si nasce, ma diventa una necessità. E non sempre quella necessità è scelta ed è decisa con una piena convinzione e potremmo dire anche con un entusiasmo. Lei si rende conto di che cosa sta vivendo e quindi vi racconta anche quella che è la difficoltà di scegliere di prendere parte, ribellandosi a quello che tutti, insomma, pensano convenga alla sua età, al suo stato, al suo essere una ragazza e all'essere una ragazzina, non è una adulta. E invece lei si ribella, però questo ha un peso, e ha un costo. Poi vi ho messo e scendiamo quindi con una proposta per la scuola primaria. Un classico di Bianca Pizzorno, incontreremo credo degli altri suoi titoli scorrendo, ma per me, ecco, Prisca Puntoni, la protagonista di Ascolta il mio cuore, è veramente colei che incarna, insieme ad altre che vedremo, l'irriverenza. Prisca Puntoni che scrive questi racconti bellissimi, tiene questo diario di questo anno scolastico dove lei, con le sue trovate insieme alle sue compagne, si erge contro la nuova maestra, terrificante, così diversa dalla maestra di prima, che fa grandi differenze tra le sue alunne in base alla famiglia da cui vengono, in base al fatto che siano ricche o povere. E quindi la ribellione di Prisca Puntoni è una ribellione che viene proprio dalla pancia e dal modo di essere, quindi è molto diversa dall'Annabel che abbiamo visto prima. Prisca è una ribelle di natura. È una che ha sempre la risposta pronta e che prende parte subito, si infiamma. E quindi sicuramente anche lei è perfetta per questo percorso. Poi avete un titolo di Katherine Randall, perché comunque trovo che Capriole sotto il temporale, così come avete un po' più in giù La ragazza dei lupi, siano due, poi c'è anche Sophie sui tetti di Parigi, di cui però non esiste, credo, la versione ebook. Comunque siano le sue protagoniste, ecco, anche qui, come per la Walk, Katherine Randall è veramente una scrittrice che non tanto nel suo ultimo libro, sapete, L'esploratore, che è uscito a settembre, sempre per Rizzoli, che è un romanzo corale dove ci sono più protagonisti, invece con La ragazza dei lupi, con Sophie sui tetti di Parigi e con Capriole sotto il temporale, c'è sempre un personaggio femminile molto forte che in modo diverso si trova in condizione di doversi in qualche modo ribellare. La ragazza dei lupi ha, dopo l'introduzione, quell'incipit al primo capitolo fenomenale, no? Quello che dice, parla di questa ragazza, c'era una volta 100 anni fa, una ragazza buia e tempestosa. E già basta questo per farci conoscere Feodora, la ragazza era russa e sebbene i suoi capelli, gli occhi e le unghie fossero bui come la notte, ad ogni ora del giorno il suo carattere diventava tempestoso solo quando pensava servisse davvero, il che capitava abbastanza spesso. La ribellione ha qualcosa che arriva dall'alto, l'arresto della madre nella Russia zarista, mentre invece Capriole sotto il temporale, sapete, quel romanzo diviso esattamente a metà, una parte che è la parte della libertà vissuta dalla protagonista in Africa e l'altra invece vissuta nella costrizione di un collegio
inglese, la cui costrizione, mancanza di libertà, è poi rappresentato di fatto dal tempo grigio e piovoso, a cui lei trova il suo faticoso modo di ribellarsi, perché si ribella. Scusate. Come si può ribellare una ragazzina che non ha nessun riferimento né di famiglia né di adulti, ma è stata spedita in un mondo totalmente diverso dal suo e che pure sente che non può rimanere lì, non per una grande causa, non per una questione di famiglia, ma per sopravvivere. E quindi in questo caso la seconda parte di Capriole sotto il temporale è la ribellione, a una condizione di vita per sopravvivere, per salvare la propria pelle, per aver cura di se stessa, mentre invece nella prima parte c'è un'interpretazione di quella che può essere l'irriverenza. Questa ragazzina è cresciuta in un modo selvatico, molto libero e molto bello, che invece viene visto da alcuni adulti come una forma di irriverenza, di risposta pronta, non stare alle regole, cosa che non è, perché invece è lo specchio di come lei è vissuta. C'è una forma di irriverenza anche in Ciao tu, che è uno di quei romanzi che storicamente ci accompagnano nei percorsi sui libri per ragazzi, che fa anche buon gioco perché si può, ad esempio, presentare come un giallo, no? Dove c'è semplicemente un mistero da scoprire, ed è in questo caso l'irriverenza della protagonista Viola che dopo pochi giorni, poche settimane dall'inizio della nuova scuola, del ginnasio, scrive questo biglietto a Michele e lo sfida, a riconoscerlo. E quindi qui era l'irriverenza del modo, in cui lei si pone, si propone e in cui prende anche un po' in giro, ma in modo affettuoso, questo ragazzo quando dice: ecco, vedi, mi hai scritto un messaggio secco secco sulla lavagna e invece ti pensavo già pronto a venirmi incontro sventolando un mazzo di tulipani bianchi che sono il mio fiore preferito. Per cui anche la capacità di avere una certa irriverenza che non è rispostaccia, perché lei sta parlando in fondo al ragazzo che le piace, ma è, insomma, porsi dire io in fondo sono così. E poi scorrendo troviamo un libro di Jenny Valentine, anche qui io penso che Jenny Valentine sia un'autrice molto importante per i ragazzi dalla terza media, biennio delle superiori, superiori di secondo grado. Quindi andate a recuperare anche gli altri due titoli suoi che sono editi in Italia, anche quello che è fuori catalogo. Jenny Valentine ha sempre la capacità di costruire delle storie in cui a un certo punto qualcosa scatta e la storia è un'altra cosa rispetto a quello che voi avevate fino a quel momento immaginato. In questo caso si racconta la storia di una ragazza che è cresciuta in America negli Stati Uniti con sua madre che è partita nella speranza di diventare una grande attrice, cosa che non è successo, che la rispedisce dal padre da cui lei è separata, perché sa che quest'uomo è in punto di morte e quindi si è fatta il calcolo e ha rimandato l'erede a mungere il capitale, l'eredità dal padre morente. In realtà questa ragazzina totalmente impreparata a quello che l'aspetta, se non sapere che suo padre sta morendo e conoscere il disegno, il progetto della madre, arriva e scopre che il padre è un importantissimo collezionista d'arte, quindi è un romanzo in cui c'è molta arte, molta pittura, molti riferimenti, e la ribellione è ovviamente scegliere nel momento in cui lei vive col padre per un po' di tempo, conosce questa situazione, conosce lui, conosce le persone che gli stanno intorno, scegliere con la propria testa, nonostante lei sia stata mandata lì con un disegno preciso. E poi per tutta la lista trovate la serie di Polleche di Gus Bouger, se così si pronuncia, un pappino sempre. Quindi trovate i cinque titoli di Polleche, anche qui è una proposta di fine scuola primaria fino agli 11 anni, 12, perché in realtà poi ha delle letture molto sottili. Voi sapete che Polleche è questa bambina irriverente e molto profonda nei suoi ragionamenti, che sogna di diventare un poeta.
non una poetessa, un poeta, e che scrive poesie. Quindi nel testo, nel racconto delle sue avventure, della sua famiglia, del suo babbo un po' fuori dagli schemi, nel suo amore per questo compagno di classe marocchino, che è un amore un po' altalenante, si trova la riflessione un po' tipica, no, degli autori nordici su quello che è la vita, su quello che è la morte, il romanzo che racconta la perdita del nonno, la morte del nonno, e lo affronta in un modo veramente poetico. Ed è insomma il racconto del mondo visto da questa ragazzina che dice le cose esattamente così come sono. Quindi sfoglierete la lista e troverete, adesso scorrendoci, ci imbattiamo anche negli altri romanzi della stessa serie. Poi vi ho messo, non ho voluto anche qua scegliere un personaggio di fantasia, non la narrazione di un personaggio reale, però mettere qualcuno che è stato ribelle realmente per definizione, no? I partigiani erano i ribelli della montagna, e Fuochi d'artificio è un romanzo uscito alcuni anni fa, scritto da Andrea Bouchard per Salani, che racconta l'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, dall'aprile del 44 all'aprile del 45, ambientato sulle montagne piemontesi, in modo particolare con riferimento alla zona della Valle Pellice, e racconta la storia di un fratello e di una sorella, ragazzini, che vengono spediti via da Torino. La madre è rimasta in Svizzera, dove era andata a incontrare i genitori. Il fratello più grande è partigiano e il padre è anche lui impegnato nella lotta al nazifascismo. E loro vengono spediti dai nonni, si trovano quindi a vivere la vita normale, la scuola, in un paese di montagna, dove a un certo punto anche loro faranno la loro parte. Il tutto è raccontato attraverso gli occhi di Marta, che è una tredicenne, che racconta appunto quest'anno di guerra, partendo da Andrea Bouchard si rifà alle libere repubbliche. E quindi racconta prima un gran momento di festa, di indipendenza da parte dei partigiani, e poi invece il ritorno della lotta e l'ultimo anno di guerra, ma anche che cosa succede subito dopo l'aprile del 1945 con gli occhi di una ragazzina che fa la ribelle. Qui abbiamo uno degli audiolibri che sono nell'elenco, perché non esiste l'ebook di Ida B. Di cui però è un libro che è uscito da Fabbri alcuni anni fa, che è fuori catalogo, e se ce l'avete in biblioteca vi invito ad andarlo a riprendere. Ida B e i suoi progetti per essere felice, evitare il disastro e possibilmente salvare il mondo. Ida B è una bambina speciale che ha 9 anni, non va a scuola perché fa quella che noi chiameremo la scuola parentale. Ama molto gli alberi, e a un certo punto scopre che la mamma si è ammalata e che una parte del suo amato frutteto deve essere venduta. E Ida B si ribella con rabbia a tutto quello che in qualche modo così cambia quello che è il suo mondo, il mondo in cui lei è cresciuta. Ha delle bellissime pagine sulla lettura e sulla lettura ad alta voce. Se poi abbiamo tempo, ne leggiamo un pezzo come regalo di conclusione. Non poteva mancare Calpurnia, quindi trovate il mondo curioso di Calpurnia. E poi trovate anche l'evoluzione di Calpurnia, che è il primo dei due libri, proprio perché tra le ragazze ribelli non ci poteva non stare un personaggio. Calpurnia è un libro forse anche troppo denso, a volte difficile per il tipo di personaggi e anche di lettori, no? A cui poi con questi personaggi l'autrice si rivolge. Racconta appunto la storia di questa ragazzina che sta esattamente a metà tra tre fratelli maschi più grandi e tre più piccoli. È un libro che ha a che fare con tutta la natura, lo studio della natura, questo nonno che avvicina al mondo della natura, alla botanica, alle scienze, all'evoluzionismo,
una ragazzina che sogna di poter studiare queste cose, ma siamo nel 1899, sono mesi che portano al 1900 e questa ragazzina è una femmina e sa benissimo che certi studi e certe scelte a lei sono precluse. Altre possibilità, vi ho messo dei romanzi che invece probabilmente conoscete, per cui magari scorriamo anche un po' più rapidamente, per cui trovate Il mondo fino a 7, l'ho inserito perché è il modo di vedere della protagonista che secondo me è veramente rivoluzionario. In modo di, non posso raccontarvelo troppo perché altrimenti vi svelo tutto, però il modo di, di vedere il mondo, no? Di interpretare lei parte, non lo diciamo, da una condizione di certo non semplice e non contenta, e interpreta però in un modo che per qualcuno è rivoluzionario, perché non tutti guarderebbero il mondo con i suoi occhi, se fossero nella sua situazione. Ecco, questo è L'età dei sogni, che è uscito da Gallucci, è un romanzo, secondo me, che si legge dai 13 anni in su, è il riferimento, che vi dicevo, alla vicenda storica reale, perché racconta del settembre del 1957, quando 9 studenti neri vengono ammessi per la prima volta negli Stati Uniti a un liceo di bianchi. È molto interessante, Annelise Ortier è un'autrice francese che scrive sempre dei romanzi che hanno un fondo storico ben preciso. È interessante perché è scritto a due voci. Una ragazza bianca, nella cui classe arriva una ragazza di colore, quindi i capitoli vanno di pari passo e raccontano la difficoltà di una e la difficoltà dell'altra, perché a un certo punto, in qualche modo, Grace deve smettere di pensare come tutti gli altri, perché sta pensando con la testa degli altri, mentre lei sente di doversi comportare diversamente. E la figura di Molly, che è il personaggio di colore, è veramente ispirato alla storia, alla vicenda, alla persona, a quello che ne scrisse dopo, negli anni successivi, una di queste ragazze. Non è sicuramente un romanzo d'occasione, scritto apposta per parlare di questa vicenda, ma è uno di quei romanzi che riescono a far calare il lettore veramente in quella che fu la situazione di quei ragazzi in quei mesi. L'ultima lezione di Miss Bixby è un romanzo dove invece la ribelle è l'insegnante di questi ragazzi che sono i protagonisti, la quale si trova a vivere una condizione di malattia, quindi dover lasciare la sua classe, e che è comunque una figura, un po' come vi dicevo all'inizio nella guerra di Ada, no? La ribellione non viene dai diretti protagonisti del romanzo, ma da personaggi che stanno intorno. La casa che mi porta via, ne abbiamo parlato nel webinar in primavera, è un romanzo di Sophie Anderson che si rifà a tutto quello che sono le leggende del mondo slavo e russo, quindi alla Baba Yaga, alla casa con le zampe di gallina, perché la nonna della protagonista è una Baba Yaga che accompagna i morti nell'aldilà. E lei, la ragazzina, sa benissimo che le toccherà il ruolo della nonna, ma lei si ribella al fatto che questo ruolo le sia in qualche modo imposto, le sia dovuto come di eredità. Lei vuole scegliere cosa farà nella vita, cosa farà da grande. Magari farà la Baba Yaga, assumerà questo ruolo, ma vuole essere lei a deciderlo. E poi vi ho inserito alcuni romanzi di Gerry Spinelli, in particolare voi vedete la figlia di Guardiano, quindi Cammy, che è la figlia del direttore di questo carcere della Pennsylvania, dove ovviamente, al di là della storia familiare e delle riflessioni che fa la protagonista, potete trovare diverse figure dei ribelli, perché non c'è solo il suo modo di essere nel romanzo, ma ci sono anche molte figure
del carcere femminile con cui lei ha degli stretti rapporti e che hanno tutte una loro particolare visione del mondo. Segue La Galleria degli Enigmi, che è un libro pubblicato per Fabbri, l'ha scritto Laura Max Fitzgerald, ed è la storia di questa ragazzina di origine irlandese, dodicenne, che si fa espellere dalla scuola e poi va a servizio in una casa in cui risolverà un enigma. È il 1928, siamo a New York, quindi sulla soglia della caduta, del crollo della borsa. Lei è veramente una ragazzina ribelle, si fa buttare fuori da una scuola cattolica perché la suora, insomma Marta, la interroga su Adamo ed Eva, che è il brano di cui si sono appena occupati, e lei, a conclusione di un botta e risposta con questa sua insegnante, che le ordina di tacere immediatamente, e lei dice: questo è il guaio, una volta che comincio a farmi domande la mia mente si lancia dritta per la sua strada, come i miei fratellini nel traffico. Lei dice alla suora questo: io non capisco come mai Adamo sia diventato l'eroe di questa storia. Non è che si è fatto pregare molto per fare la stessa cosa che Eva aveva avuto il coraggio di fare per prima. Perché è stata Eva a beccarsi la maledizione di cui stava, su cui stava ovviamente insistendo la suora? E quindi già dalle prime pagine capite il caratterino di questa ragazzina, che poi sarà inserita in questa vicenda, una vicenda dove si parla dell'immigrazione straniera nell'America di inizio Novecento, dell'immigrazione italiana, c'è la vicenda di Sacco e Vanzetti durante il romanzo, quindi ci trovate un sacco di echi storici. Rincontriamo Polleche, qui magari vi ho messo La ragazza con la pistola, che è un romanzo che è uscito per Baldini e Castoldi, perché appunto volevo, anche nella prospettiva di indicare ai ragazzi più grandi dei buoni romanzi, avere dei titoli che potessero in qualche modo interessarli, incuriosirli anche al di là della proposta degli editori per ragazzi. E La ragazza con la pistola è un libro scritto molto in modo molto divertente, molto approfondito storicamente, ambientato in New Jersey nel 1914, e prende spunto da degli articoli di cronaca e ricostruisce la vicenda di Constance Cropp, che non è esattamente la donna del suo tempo, come dice il libro. È alta come un uomo, veste coi pantaloni, non ha nessuna intenzione di sposarsi e di fare vita domestica. Ha un segreto non confessato, che a un certo punto fa sì che lei e le due sorelle lasciano la città e vivano in una fattoria isolata e vengano prese di mira proprio perché loro sono delle donne, e quindi incarna il ruolo femminile in un'epoca in cui ovviamente una ragazza non la si aspettava certo con la pistola, come dice il titolo. Se cercate appunto un bel personaggio femminile, di quelli alternativi a quel che la loro epoca si aspettava, andatevi a riprendere questo romanzo. C'è ovviamente Mina, perché tra i personaggi irriverenti non potevo non mettere il personaggio di David Elmond, che già compare in Skellig e che ha nella storia di Mina un romanzo a lei tutto dedicato. E ci sono due libri di Jennifer Donnelly, La strada nell'ombra e poi in conclusione di elenco andiamo a cercarci Una voce dal lago. Voi sapete, questi due romanzi hanno uno sfondo storico: Una voce dal lago è un giallo, la cui protagonista è Matti, ragazzina che sogna di andare all'università, di studiare, ma in realtà lei è una femmina, siamo negli Stati Uniti dell'inizio Novecento, e quindi sia lei che il suo migliore amico, che è un ragazzo nero, non avranno la possibilità di frequentare l'università. Mentre invece, abbiamo visto un po' che cosa c'è, La strada nell'ombra è sempre ambientato più o meno nella stessa epoca a New York, della storia di questa ragazza che sogna di fare la giornalista, ma è una ragazza di buona famiglia, quindi tutti si aspettano da lei, sono ricchi, che faccia un buon matrimonio, faccia figli e non si preoccupi d'altro. E il suicidio presunto del padre la porterà a scoprire delle particolari verità sul suo conto e insomma capire che
La storia della sua famiglia non è esattamente questa, è scoprire una New York che lei non conosce, la New York dei quartieri poveri, dei quartieri che vengono definiti malfamati, eccetera. Poi vi ho inserito un libro che è uscito in primavera, che è un catalogo con i ritratti di Fabian Negrin e le scelte di Beatrice Masini di personaggi letterari che possono essere dei veri e propri spunti, di lettura. Dentro ci trovate alcuni dei personaggi che abbiamo messo qui e altri. Ovviamente è una buona scelta in cui ritroverete anche delle ragazzine ribelli. E poi c'è Le reginette, un romanzo che è uscito per Rizzoli di Clémentine Bouvet, che comincia così. È fatta. I risultati sono apparsi su Facebook. Io mi ritrovo salsicciotto di bronzo. A dire il vero sono un po' perplessa. Dopo essere stata premiata per 2 anni come salsicciotto d'oro, credevo di non schedarmi più da lì e invece mi ero sbagliata. La protagonista è Mireille, che in questa crudelissima classifica della ragazzina più brutta della scuola per 2 anni è arrivata prima e adesso è improvvisamente declassata al terzo posto. Quindi va a cercarsi la prima e la seconda, scopre che a differenza di lei, che un po' se ne infischia, queste due ragazzine non uscirebbero più di casa per la vergogna e quindi nell'estate le coinvolge in una grandissima avventura. Poi avete alcuni romanzi e alcuni racconti di Astrid Lindgren. Avete le due raccolte pubblicate da Mondadori di Lotta, Combina Guai, quindi dei racconti che potete leggere alla scuola primaria con questa divertentissima bambina, illustrati da Beatrice Alemagna. E poi ne incontreremo altri. Cerco di andare in ordine per non saltare nulla e accelerare anche un pochino. E vi presento Lucy, che secondo me è uno dei romanzi rivelazione per la scuola superiore, la secondaria di secondo grado dell'anno. È uscito per Solferino, non in una collana specifica. È stato definito il giovane Holden al femminile. Un po' ci sta. Siamo a New York nel 1993 e la protagonista è una 17enne che sta cercando il suo posto nel mondo. Quindi è un romanzo che racconta la crescita di questa ragazzina, bravissima a basket, molto più brava dei maschi con cui gioca al campetto, la sua crescita, la sua amicizia con questo ragazzo con cui lei non capisce se a un certo punto stanno insieme oppure no, e il suo modo di crescere e la sua osservazione sul mondo, scritto molto bene, scorre e si fa leggere molto volentieri, perché lei osserva tutti gli adulti che ha attorno, i suoi genitori, gli insegnanti, una cugina di 25 anni che lei sembra grandissima e che vive un po' da bohémienne e cerca di farsi un'idea di come siano gli adulti e di come lei vuole essere. New York è la vera altra protagonista del libro. E poi avete tutti i titoli che sono disponibili nel catalogo di Knoll Scuola di Mafalda, perché ovviamente non potevamo prescindere, ed è bello anche proporre le strisce, per cui ci sono tutti. C'è un altro testo di Astrid Lindgren che invece è un suo testo dove parla contro la violenza, però mi piaceva metterlo anche come testimonianza dell'autrice. C'è ovviamente Matilde di Roald Dahl, anche qui non si poteva scappare. Ancora Polleke, un altro personaggio che potrebbe essere un po' vicino a Polleke, o La scappa di casa, un romanzo di Feltrinelli, dove c'è questa ragazzina inventrice, di grandi strumenti come l'ombrello luminoso per poter leggere a letto sotto le coperte senza che nessuno ti veda, che a un certo punto scappa di casa perché la sua mamma si risposa, ci sono cambiamenti vari e lei patisce questa cosa, soprattutto vorrebbe notizie del padre che le scrive cartoline da tutto il mondo, cartoline che però hanno sempre lo stesso timbro postale della stessa località molto vicina a lei e quindi parte all'avventura. Poi vi ho messo il primo giallo della serie Miss Detective, ambientato negli anni 30 in Inghilterra, dove c'è a indagare su episodi di mistero, omicidi, rapine, eccetera, una coppia di ragazzine esilarante, ancora Polleke, ovviamente Pippi Calzelunghe,
Un romanzo, beh, e poi qui sotto trovate Calpurnia, perché sapete che Salani ha pubblicato anche dei racconti brevi, di Calpurnia che sono dedicati alla scuola primaria, per cui ho messo gli altri due, mi sembrava giusto mettere anche Puzzole che puzzano. Proibito leggere, su cui ci soffermiamo un attimo, e invece un romanzo uscito da poco per Mondadori che si occupa di censura e libri per ragazzi. Un argomento quanto mai attuale, nonostante anche da noi, nonostante il libro sia ambientato negli Stati Uniti, e racconta la storia di questa ragazzina che prende sempre in prestito dalla biblioteca scolastica lo stesso libro, che è un libro tra l'altro anche tradotto in italiano, che molti lettori leggono e hanno letto negli anni passati, e che a un certo punto un giorno non lo trova sullo scaffale e scopre che fa parte di una lista che una mamma ha proposto al consiglio d'istituto, perché secondo lei sono tutti titoli che in qualche modo traviano i lettori o li inducono a comportamenti insomma, non adatti alla loro età. E questa ragazzina, che è molto timida, si troverà a gestire una biblioteca di libri proibiti, perché continua a prestare sottobanco con l'organizzazione di una vera e propria biblioteca i libri proibiti dalla lista, e poi insieme ai suoi compagni di classe a controbattere, cercando per ogni libro della biblioteca una motivazione per cui dovrebbe essere bandito, esattamente come quelle che secondo loro hanno segnato per questi pochi libri gli adulti censori, cioè delle motivazioni stupide, che però gli adulti hanno usato. E tutto il libro è interessante anche per il versante reale, perché l'autore ha utilizzato tutti i libri che sono stati veramente banditi o sono stati, hanno avuto una proposta per essere tolti dalle biblioteche scolastiche e civiche negli Stati Uniti, e riporta le vere motivazioni che le persone che hanno fatto questa proposta hanno addotto. Quindi anche un inno a quanto possa essere alla libertà, perché c'è la bibliotecaria che fa una bellissima difesa della libertà di lettura, ma anche una cronaca di quanto a volte può essere difficile avere a che fare con questi argomenti. E poi, sempre tornando ad Astrid Lindgren, non poteva ovviamente non esserci Ronja, soprattutto adesso che è tornata con insomma, questa versione che ha le illustrazioni della versione animata dello studio Ghibli, e quindi lo sapete, la storia di questa ragazzina che è l'unica figlia del brigante, che vive felice nella rocca di famiglia, che a un certo punto diventa amicissima del figlio del brigante, nemico del padre, e questo non può essere, e invece lei si ribellerà egregiamente. Poi un romanzo che è tornato, Sganciando la luna dal cielo, da poco in libreria, disponibile in catalogo, sempre per Feltrinelli, ma è stato edito nella collana Up. Chi lo conosce sa che il personaggio del ratto, perché così viene chiamata la ragazzina protagonista, è quanto di più irriverente, ma in quel senso anche un po' magico e stralunato, che appartiene al personaggio, e dà la possibilità a Gregory Hooks di affrontare in un modo ironico, sotto forma di avventura, di questi ragazzini che compiono un grande viaggio per andare a trovare lo zio, che è l'unica loro possibilità di non finire in orfanotrofio, dei temi sicuramente non scontati, che alcuni faticano a trattare con i ragazzi, e che qua si trovano un po' condensati in una storia che per fortuna è tornata, perché è veramente una di quelle grandi storie dal grande respiro, che se non conoscete vi invito ad andare a riprendere. Non poteva ovviamente non esserci Stargirl, il personaggio creato da Gerry Spinelli, anticonformista per antonomasia. Qui avete l'audiolibro in versione originale, in inglese, e l'ebook con una delle tante copertine con cui Mondadori negli anni l'ha mandato in libreria. Il 2020 sarà l'anno in cui uscirà il temutissimo film a marchio Disney di Stargirl. Le immagini che girano ne rimandano della protagonista una, ecco, un'immagine che non è esattamente quella che forse ci siamo fatti leggendo la storia, e quindi è bello riproporlo e tornare un po' a
alle caratteristiche della Star Girl di carta veramente descritta da Spinelli. E poi vi ho messo ancora, qui si fa riferimento, lo sapete, a Louisa May Alcott, ed è la riscrittura in forma di epistolario che fa della sua, di alcun in un periodo della sua vita ragazzina, Beatrice Masini, ancora Polleche, e poi si finisce appunto, e così mi sento di finire in tempo, con Una voce dal lago. Di cui abbiamo già parlato prima. Vi dicevo che in realtà, beh, io ho fatto la ribelle due volte, visto che prima Francesco parlava di ribelli, uno perché vi ho nascosto un intruso, e quindi risaliamo l'elenco e ci fermiamo, arrivo, su Yalna, che è uscito da Fazzi qualche mese fa, ed è una saga il primo romanzo di una saga familiare. Ovviamente è un romanzo per adulti, quindi rivolto a forti lettori della scuola superiore, a chi piacciono ovviamente le saghe familiari, perché da lì non si scappa. Però mi piaceva in modo particolare perché quando ho pensato a dei personaggi irriverenti, mi è venuto in mente il più piccolo protagonista. Membro di questa famiglia, che è un bambino di 9 anni, che è talmente irriverente, insomma, da saltare la scuola, da inventarsi bugie su bugie per cercare di averla sempre franca, ed è uno che è talmente irriverente da dire a suo fratello che oggi è sabato e sabato è il mio giorno libero. E allora avere un giorno libero a 9 anni mi è sembrata una cosa grandiosa, e quindi lui è l'intruso perché in realtà è un maschio, però dei romanzi usciti di recente è veramente una figura di bambino, perché poi c'è tutto il suo osservare il mondo degli adulti, la natura, perché lui vive moltissimo fuori in campagna, dal suo punto di vista, quindi dall'altezza dei suoi 9 anni. E poi in realtà ho fatto un'altra, così. Un altro strappo alle regole, perché in realtà quella che vedete sullo schermo, che ritroverete nelle slide, è una schermata non del catalogo di Nuoro Scuola, ma del catalogo quello generico di Media Library, perché nel catalogo di Media Library, quindi se avete l'account anche su Media Library, approfittatene, trovate i 6 audiolibri degli albi di Ian Falconer e del personaggio di Olivia, che sono stati anche tradotti, anzi sono, scusate, 5 più uno che li raccoglie tutti, la collezione completa, gli albi che sono stati anche tradotti in italiano di questa esilarante maialina con cui abbiamo cominciato, e quindi sono ovviamente in inglese perché sono gli audiolibri originali dell'editore primigenio di Olivia, e quindi mi sembrava bello poter in qualche modo chiudere a cerchio e chiudere così questa carrellata, quasi una cavalcata, perché siamo andati, mi rendo conto, molto veloce, ma volevo stare nei tempi, tra personaggi che in qualche modo, in modo diverso, come dicevamo all'inizio, rispondono alla fascetta, se così la vogliamo, al timbro, di irriverente, di possibilità di essere un po' ribelli. Per cui questo era un po' la presentazione, quello che troverete dentro la lista. Ovviamente ci potete aggiungere tanti altri personaggi che vi vengono in mente, che trovate in libri sugli scaffali della vostra biblioteca. E bene, Caterina. mi fermo qui, e se poi abbiamo ancora un secondo, ho promesso che leggevamo qualcosa dei da B, quindi in conclusione, se ci sta, lo facciamo. E ovviamente io vi do appuntamento, prima di lasciare la parola a Francesco, ai prossimi webinar. Per me puoi leggere subito, eh. Oh, no, io avevo promesso che ti avrei interrotta, ma in realtà il flusso era così ammaliante che poi Avrai non ho perso il filo probabilmente se mi interrompevi. esatto, quindi no, in realtà ok, ti lascio alla tua lettura, poi Facciamo le conclusioni.
No, vi dicevo che Ida B, oltre a essere questa ragazzina che si ribella al fatto che stiano cambiando le proprie condizioni, che lei ha sempre conosciuto e che adora, di famiglia e di mondo intorno a lei, ha anche delle bellissime parole sulla lettura ad alta voce. Lei ha un'insegnante, la signorina Washington, che legge ad alta voce in classe, quindi lei va a casa e mette in fila bambole, pupazzi, eccetera, e fa animali e fa la stessa cosa, perché le piace tantissimo trasformare le parole in storie con il suono della mia voce. E a un certo punto dice questa cosa qui, che secondo me poi un po' vale per chi fa un po' il nostro mestiere. Dice: penso alla magia che si crea quando si racconta una storia nel modo giusto e tutti quelli che l'ascoltano si innamorano della storia, ma un pochino anche di te perché la racconti così bene. Un po' come me, mio malgrado, quando avevo voluto bene alla signorina Washington la prima volta che l'avevo sentita leggere. Quando senti qualcuno che legge bene una storia, non puoi fare a meno di pensare che in lui ci sia qualcosa di buono, anche se non lo conosci affatto. Quindi andate a ripescare Ida B sugli scaffali della biblioteca perché in libreria in italiano in questo momento non c'è. Oppure andate a sentire su Media Library l'audiolibro in tedesco. Beh, che dire? Grazie Caterina. In realtà ti hanno già ringraziato in tanti qua fra il pubblico, non solo i miei amici invisibili qua in ufficio, ma proprio di tutti i presenti al corso ti stanno ringraziando per tutti gli spunti interessanti. Quindi sì, penso che ci sarà materiale da rivedere, da prendere e analizzare rivedendo questo corso poi. Ristudiandosi la lista che ho già proditoriamente ricondiviso su tutti i social network di Media Library proprio mentre tu parlavi. Continuano i ringraziamenti, bellissimi. Abbiamo un bellissimo anche tra l'altro, quindi volevo dirtelo. Niente, allora io direi che, visto che non mi sembra che ci siano domande, se ci sono, fatecele adesso, se no, Eventualmente comunque. le mandate via mail, poi Francesco Paola me le girano e rispondiamo come già capitato altre Esatto, qua nella slide che vedete adesso ci sono appunto i contatti di info@medialibrary.it o paola.pala@medialibrary.it, che è la mia bravissima collega che è la responsabile del servizio Omlo Scuola e quindi vi risponderà in brevissimo tempo conoscendola e nel caso gireremo le mail a Caterina per domande dirette sul suo webinar. Ho preso appunti come una studentessa, ci scrivono, eh? Quindi volevo dirtelo. E niente, solo due cose. Si possono rivedere in ogni momento. Domani devo correggere il webinar prima di le slide prima di mandarvele. Vi mando il link con tutti gli altri webinar che abbiamo fatto e non solo quello di aprile che avevamo fatto con Caterina, perché ne abbiamo fatti veramente tanti e sono tutti, cioè vi consigliamo di rivederveli tutti. Quindi vi metteremo il link nelle slide. E poi ricordatevi di seguire due blog importanti. Uno che è Bibliomedia Blog, che è il blog delle biblioteche pubbliche che aderiscono a MLOL e diciamo, spiegano bene un sacco di cose che si fanno sul nostro sito e i contenuti, introducono i contenuti. E l'altro è Biblioragazzi, che è uno dei tanti progetti cui collabora Caterina. E, ho detto bene? Sì, Ok. non hai detto troppo. Quindi sì, seguiteli tutti perché se volete un punto di riferimento per la letteratura per bambini e ragazzi, diciamo che Biblioragazzi è un ottimo punto di partenza, ecco. Per il resto, domani riceverete tutto, registrazione e slide, e visto che non ci sono domande, io direi che ci rivediamo al prossimo webinar con Caterina, diciamo fra un mesetto, vi faremo sapere tutto e grazie ancora. Buone letture. Ciao ciao.